Ciao Dafsim, parliamo del caso Cancelo al Manchester City. Allora, Cancelo è senz'altro uno dei terzini più forti del mondo per qualità, è uno dei terzini più forti che abbiano vestito la maglia della Juventus e abbiamo un grosso rammarico nell'averlo ceduto. Dite la verità, diciamo la verità. Perché questo? Perché Danilo finora non ha convinto, ora è infortunato, speriamo torni presto e possa smentirci. Però abbiamo il rimpianto veramente perché Cancelo è di un livello superiore ed è anche più giovane, quindi ha maggiori margini di miglioramento. Però al Manchester City non sta giocando. Guardiola non lo sta facendo giocare, a parte il fatto che mi trovo in una situazione un po' strana perché sono qui a parlare di Guardiola, che non è l'allenatore della Juventus, e indosso la tuta di Sarri, quindi sono cambiate veramente le cose e Cancelo infatti non è più alla Juventus, a parte tutto, ha giocato fin qui 225 minuti soltanto, che sono pochi, poche partite anche marginali. Perché questo che cosa significa e che cosa ha portato in termini poi di dibattito sulla questione? Intanto che cosa ha detto Guardiola? Guardiola ieri nella conferenza stampa pre-partita, perché oggi chiaramente sabato 5 ottobre c'è la Premier League. Ha detto delle parole che sono state molto molto chiare, ma che hanno prestato il fianco a delle interpretazioni abbastanza diversificate e contrapposte. Ha detto che Cancelo è arrivato tardi al Manchester City rispetto alla preparazione, infatti non ha fatto adeguatamente la preparazione estiva, inoltre non conosce la maggior parte delle cose sulle quali abbiamo lavorato negli ultimi anni, che è poi un'ovvietà, perché se ci avete lavorato negli ultimi anni, lui non c'era, come faceva a conoscerle? Quindi è una giustificazione che è, diciamo, a favore del giocatore, questa di Guardiola, che sta dicendo che è un giocatore assolutamente valido, ma che non per sua colpa non ha diciamo, delle competenze, delle conoscenze che deve acquisire con il tempo. Infatti ha detto Guardiola, c'è bisogno di tempo, serve tempo. La frase però che, diciamo, della discordia che ha suscitato un vero dibattito, soprattutto su Twitter, è quella quando Guardiola ha detto che Cancelo in passato ha fatto cose completamente diverse rispetto a quelle che gli chiedo io, che gli chiediamo noi, e quindi in particolare deve migliorare nel gioco senza palla. Questa frase di Guardiola ha scatenato un dibattito abbastanza acceso tra allegriani e anti-allegriani. Ora, voi sapete bene che io sono stato un anti-allegriano, nel senso che adesso non lo sono più, lo rimango, lo resto, cioè resto tale per quanto riguarda il passato, nel senso che quello che è, quando c'è, finché c'era Allegri, io rispetto a quello che è stata la gestione di Allegri, soprattutto l'ultimissima gestione di Allegri, io sono anti-allegriano. Ma adesso non lo sono più perché Allegri non allena più, quindi non ha senso continuare ad essere anti-allegriano, ha senso invece osservare la Juve che va avanti, come la gestisce Sarri e quelli che sono i pregi e magari anche i difetti di Sarri, e elogiare e criticare Maurizio Sarri che è il nostro allenatore, nostro nuovo allenatore. Mentre per chi è allegriano, sinceramente, posso capire il discorso della riconoscenza, posso capire anche una certa passione, un certo fascino che può aver suscitato l'allenatore Massimiliano Allegri, però anche da questo punto di vista bisognerebbe smettere di essere pure allegriani. Insomma, non ha più senso essere allegriani e anti-allegriani, diciamolo serenamente. Da questo punto di vista io non capisco perché queste parole di Guardiola debbano, ecco, essere interpretate, in un'ottica allegriana o anche anti-allegriana. Lo trovo, non dico sbagliato, ma fuorviante, fuori di contesto in entrambi i casi. Chiaramente Guardiola che cosa ha detto? Ovviamente ha detto anche che con Allegri Cancelo faceva cose completamente diverse rispetto a quelle che gli chiede lui. Il riferimento è anche ad Allegri, sebbene non lo abbia nominato, ma non è soltanto ad Allegri, perché non dobbiamo dimenticare che Cancelo è stato allenato da Allegri un anno, precedentemente è stato allenato da Spalletti e prima era al Valencia. Quindi diciamo che la colpa, se c'è una colpa, è di tutti gli allenatori precedenti di João Cancelo, che hanno chiesto tutti qualcosa di molto diverso rispetto a quello che gli chiede Guardiola. Ma anche qui siamo sul piano dell'ovvietà, perché sappiamo bene che Pep Guardiola è un allenatore unico, è un allenatore che si distingue da tutti gli altri, che è davanti a molti altri, a quasi tutti, che è più bravo, è uno dei più bravi del mondo. Per cui è normale che qualsiasi giocatore va ad essere allenato da lui, si trova in una situazione, diciamo, di difficoltà, si trova indietro rispetto a quelle che sono le richieste di Pep Guardiola. Quindi è tutto normale, sono dichiarazioni tendenzialmente neutre.
però si inseriscono purtroppo in un dibattito che era già acceso, perché gli allegriani tiravano l'acqua al proprio mulino dicendo: e avete visto, Cancelo è andato da Guardiola e non gioca, allora aveva ragione Allegri a non farlo giocare ed è stato venduto perché non era così forte e magari anche Guardiola si è accorto che non sa difendere. Queste più o meno sono state le argomentazioni. Dall'altra parte, gli anti-allegriani, o comunque quelli che non erano d'accordo con questa opinione qui, hanno sempre detto e sostenuto in queste settimane in cui Cancelo era ai margini del Manchester City: sì, guardate che resta comunque molto più forte e è normale che non sta giocando perché si sta piano piano ambientando, cosa che poi appunto Guardiola ha confermato. Ma di qui, dicevo, a inserire Allegri nel discorso, secondo me ce ne passa. Poi voglio dire, un piccolo suggerimento, se volete, agli allegriani, però mi sento di farlo, e cioè: accettate un po' più serenamente l'idea che Allegri avesse dei limiti, che Allegri avesse dei problemi nel gestire determinati giocatori, e che Allegri non fosse, non sia e non sia stato uno dei migliori allenatori del mondo dal punto di vista tecnico. Poi dal punto di vista dei risultati nessuno gli toglie nulla di tutto quello che ha vinto e ci ha fatto vincere, ma da un punto di vista proprio tecnico, quindi di quelle che sono le sue competenze e le sue qualità come allenatore, non è e non è stato uno dei migliori allenatori del mondo. E che c'è una differenza, che ci sia sempre stata una differenza abbastanza netta tra Allegri e Guardiola, penso anche in questo caso che sia un'ovvietà, ma un'ovvietà neutrale che non dovrebbe portare, secondo me, a nessun tipo di diatriba. Questo è come la penso rispetto al caso Cancelo. Se ne sta parlando perché le parole di Guardiola sono fresche, sono di ieri sera, come vi dicevo nella conferenza stampa prima della partita di oggi del Manchester City in Premier League. Ditemi allora come la pensate voi, se effettivamente le parole di Guardiola sono a tutela del calciatore e non vanno a raccontare nient'altro che una situazione normalissima che diciamo progredirà con il tempo, con Cancelo che andrà ad acquisire quei dettami tattici e quelle indicazioni che gli fornisce Guardiola, mettendosi in pari soprattutto per quanto riguarda il gioco senza palla, o se invece pensate che quella di Guardiola sia una bocciatura nei confronti di Joao Cancelo, e se pensate che Allegri debba entrarci in questo discorso. Grazie per la vostra attenzione e il dibattito che andrete a sviluppare nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!